Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Sono Maullo 941 e siamo in un nuovo episodio 67, signori, episodio 67 di Minecraft. Signori, allora, siamo nello stesso punto dove ci hanno lasciati ieri. Io prima di partire con la nuova esplorazione anche di oggi, vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. È un obiettivo comune, signori. Quindi se il canale cresce è una cosa che fa bene sia a me che a voi. Detto questo, abbiamo questo obiettivo. Entro la fine dell'anno, mi raccomando, io l'ho posto, ma ho bisogno del vostro aiuto per raggiungerlo. Detto questo, signori, ripartiamo con l'esplorazione. Alla fine, poi, ieri abbiamo trovato un nuovo passaggio della nostra fortezza. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa di interessante, di più interessante rispetto a ieri. Non che l'episodio di ieri sia stato malaccio, però mi ho ottenuto le blaze rot, che già è tanta roba, signori. Però riuscissimo intanto a ottenere anche qualche nuova riuscissimo a ottenere anche la Netherrack, sarebbe anche quello tanta roba, per non dimenticarci le teste del Wither. Ah, c'è un porcellino antipaticissimo che ora vedrà che noi non abbiamo niente di oro e quindi romperà le scatole, però l'abbiamo fatto fuori velocemente. Ok, mi hanno dato le spalle al nemico ed è stata una cosa sbagliatissima. Adesso ci ha fatto l'agguato, mannaggia a te, mori male. Porca miseria, ci fanno gli agguati dall'alto, è gravissima questa cosa. Ok, io metterei. No, vabbè, ci ricordiamo che qui c'è questo muretto di pietra per ricordarci che dobbiamo scendere in questa direzione. Allora, di là non c'è nulla. Andiamo prima di qua. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. No, qui finisce la fortezza. Ci sono dei pigmen. No, io sono scemo a saltare sul bordo. Ma sono tutto scemo io. Sono tutto scemo, sì, me lo potete dire, sei tutto scemo, sì. Allora, andiamo di qui. Allora, qui siamo al centro della fortezza, signori. Questa è la zona più importante, principale della fortezza. L'importante è stato trovarlo. Abbiamo trovato anche la Netherrack, signori, ottimo. Raccogliamo. Questa poi ci facciamo un'altra bella farmetta a casa, tanto la Soul Sand ce l'abbiamo. Vediamo se riusciamo a ripiantarla senza fare eccessivi danni. Non ce ne serve tantissima, tanto a noi. Porca miseria, è vero che non ce ne serve tantissima, però un solo pezzettino è anche veramente da barboni. Porca miseria, dammene un pochino di più. E che cavolo, veramente, però. E io la raccolgo con la spada con fortuna. Riusciamo a ottenere qualche pezzettino in più? 1, 2. No, va bene, io me ne porto 4, ecco, a sfregio, me ne porto 4 a sfregio. Partiamo da sotto, voglio andare sotto, mi raccomando, sempre spada in mano, dove cazzo sta la mia spada, ok, spada in mano, quindi si scende e si risale, ok, dietro c'è altro, sì, rimaniamo giù. E c'è una prima cassa, ottimo così, prima cassa per noi. Sperando di trovare qualcosa di interessante. Che belle cacate. Va bene, le lasciamo lì. Di cacate già ne abbiamo abbastanza. Ne abbiamo abbastanza. Di qui non ci credo che finisce tutto così. Allora, stiamo calmi. Calma e tranquillo. Perché tutta questa emozione di questa lava? Riusciamo a chiuderla? Sì, ok. E questa lava l'abbiamo eliminata. Ora, con calma, attenzione, leviamo questi blocchi di qua dietro, perché se devo scappare questi sono praticamente la mia morte. Ecco, la fortezza continua. No, no, non continua più. Però qui sopra mi sa di sì. Perché continuo a sentire le blaze? Non sopporto più le blaze, signori. Cosa mi sta a indicare questo coso? Che si sale o non si sale? Si sale.
Ma io perché sto salendo quando c'ho? Perché c'è un'altra cassa lì bellissima. Che botta. Questo è il jackpot, signori. Tre diamantozzi così a gratis è il jackpot proprio. Quella. Riesci a ammazzarmela così? Mamma mia, ma chi siamo? Ma chi siamo, signori? Ma chi cazzarola siamo? Soprattutto dove siamo? Questa è un'altra bella domanda da porci. Ok. Di qui non c'è più nulla, c'è il vuoto cosmico, c'è il vuoto cosmico. Ok, calma, calma che il mio computer sta soffrendo un attimino, non so perché, non so per quando. Calma. Noi siamo ufficialmente persi. Un'altra cassa? Una bardatura in diamante del cavallino me la porto molto volentieri. E di qui non c'è più niente. Ok, siamo. Sì, signori, siamo ufficialmente persi. Allora, qua c'è una scala che scende. Quindi non c'è più niente. Ok. Scala che scende, scala che sale. Ah, ok, perfetto. Praticamente qui è la zona che abbiamo fatto noi prima. Perfetto, perfetto, ok. Ok, ci sono. Noi siamo saliti di qua. Abbiamo girato di qua. Da qua siamo saliti di qua. Ok, sì, sto rifacendo il giro per vedere se magari abbiamo lasciato qualcosa. Qualcosa che possiamo. Qualche altra strada che possiamo investigare. Però se non ricordo male, no, perché di qua c'è tutto chiuso. Ok, io non sto mettendo torce per evitare lo spawn per aumentare, cercare di aumentare lo spawn di scheletri, di wither scheletri, signori. Perché avremmo tanto bisogno delle teste, delle loro testelline tanto, tanto carine e tanto coccolose. Perché ripeto, non ho la minima intenzione di tornarci su questa fortezza. Il problema è che non ne stanno spawnando. Questo è molto grave e molto brutta come notizia. Però, con calma. Sento uno scheletro, ma non so dove sia. Come dice il buon detto, con la calma e la vasellina, vedi cosa ha fatto l'elefante alla farfallina. Abbiamo beccato un'altra cassa. La siamo contenti? A meno che di qua non ci siamo già passati prima. No, perché c'è una scala che sale. Un altro diamante, signori. Ce lo portiamo a casa. Un'altra bardatura per cavallo di diamante. Buono. Là c'è dell'oro, qua c'è un muro bloccato. Ok. E c'è un'altra. Ok, qua siamo tornati dove eravamo, perfetto. Col passaggio di sopra, però qui c'è un'altra cassa e si sale sopra ancora. Ok. Qui c'è un'altra scala. Ok, queste sono le scale quelle che da sotto ci portano qua sopra, ok, che però fondamentalmente non c'è nulla. Non c'è nulla. Noi veniamo da là. Il problema è proprio questo, che non c'è nulla. Manca un Wither Skeletor. Skeleton, Skelewolf, Skelefor, Skelemor. Qui c'è una scala che sale. Questa cassa l'abbiamo vista? No, questa scala non l'abbiamo vista. Ci prendiamo la Netherrack, ok, e la sella. La sella mi sta bene, gli lasciamo questo, gli lasciamo questi blocchi di qua che non ci servono, gli lasciamo uno stack di questo che non ci serve, anzi facciamo così, e no, basta, il resto ci serve tutto, il resto ci serve tutto, ok, di qua, no, forse di qua siamo andati, ora dovrebbe esserci, no, di qua non eravamo andati, enorme, enorme. Enorme nel vero senso della parola, ma enorme, ma enorme a matula, come si suol dire, enorme. A matula è un termine siciliano, non so chi lo sta capendo, vuol dire inutile, a matula, enorme, enorme inutilmente, ecco, senza nessun beneficio. Beneficio. Ok. Ok, andiamo di qui. Ok, di qua c'è un'altra camminata verso il nulla. Proviamo a farla, vediamo se ci porta da qualche parte. No,
Un muro chiuso per noi, un muro chiuso per noi. Allora, c'è un grosso problema, signori. Ovvero che io voglio gli scheletri. Da cazzo lo stanno gli scheletri? Dove si sono nascosti i miei scheletri? Datemi i miei scheletri. Voglio gli scheletri. Non possiamo fare un altro episodio sugli scheletri. Se, o quantomeno dovrei farlo io, off camera. E qua ci siamo tornati al pozzo. No, così non va bene. È finito. Oh, che paranoie. Ma voi non dovete rompere le scatole, però. Quello è un altro rompiscatole. Sì, questo. Tu sei un altro rompiscatole che ti devo ammazzare male. A te ti lascio libero perché non fai nulla. No, a te ti ammazzo però. Facciamo una cortesia. Mi fate una cortesia. Quantomeno così. Grazie. Oh, perfetto. Dobbiamo farlo un pochino più. Oh, perfetto. Così non mi vengono a rompere le scatole, signori. Allora, noi veniamo di qua, che l'abbiamo segnalato prima. Tu, a te ti ho lasciato in vita, tanto non mi fai nulla. E spero che un giorno ti ricorderai di questo fatto che ti ho tenuto in vita e mi ringrazierai. Di qua non c'è niente. No, 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 no. Di qua la fortezza finisce. Di qua la fortezza finisce e questo non è. Non va bene, non va bene. Ok, signori, allora facciamo una cosa. Che vi posso dire? Faccio un taglio. Faccio decisamente un taglio. Vediamo se riusciamo a trovare qualche wither. Direi di sì. Perché rimandare ancora un video domani in cui cerchiamo proprio i wither mi sembra un attimino esagerato. Oh, basta chiamarli. Visto? Basta che. Allora, noi abbiamo una spada con looting e non abbiamo paura di usarla. Mannaggia a te, mi hai avvelenato, bastardo. Devi morire. Aia, 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 aia. Mangia, mangia. Mi ha dato qualcosa? No, e io ho anche un elmetto d'oro che non mi serve a nulla. Ho anche. Mangia, bravo. Ho anche delle ossa che non mi servono a nulla. Ho anche troppo quarzo che non mi serve a nulla. E tre blocchi di carbone che non mi servono a nulla. L'unica cosa che mi serve è la mia spada, signori. Ok. L'unica cosa che mi serve è la mia spada, la pazienza e i wither scheletro. Dobbiamo trovarli, signori. Dobbiamo trovare i wither con le loro belle testoline. Con le loro belle testoline. Eccolo, signori, ce l'abbiamo. Uno a uno ce l'abbiamo. Dai così, dai così, dai così. Mi ha droppato qualcosa? No, una cazzola di spada che non mi serve a niente. Sì, allora, mi servono Wither Skeletor e mi servono che abbiano le teste. Oddio, le teste ce l'hanno tutti, però che mi droppino le teste, porca miseria, se no non facciamo niente. Se no non concludiamo assolutamente nulla. Bene, bene, altro taglio, signori, altro taglio. Eccoli, signori, ce l'abbiamo, dai, 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 dai. Dai, dai, che dovrebbero essere più di uno. Dai, che dovrebbero essere più di uno. Sono due, signori. Dai, dai, il primo non mi ha droppato niente. Il secondo non mi ha droppato manco lui niente. Ma porca miseria. Eccolo, eccolo, eccolo un altro, signori. Mi è spuntato così di botto. Mannaggia, mannaggia. Allora, l'abbiamo ammazzato, ma non ci ha droppato nulla. Là c'è una blaze che rompe le scatole. Va bene, che ammazzeremo con l'arco perché non abbiamo più. No, non ammazziamo con l'arco, signore, perché quel piglin lì non è troppo pericoloso, però se n'è andato, quindi possiamo eliminare questa blaze delle scatole. Ok, mangiamo. Anzi, spegniamo il fuoco con la sacra carne della pace. E va bene, signori. Allora, facciamo una cosa. Io continuo un attimino a girare nella ricerca di altri wither. Se però non dovessimo trovarne, mi sa che ci fermiamo qui, signori. Ci fermiamo qui per oggi. Uno scheletro. Cosa cazzo non mi serve uno scheletro? Mannaggia a voi, a chi non ve lo dice pure. Mi servi tu, però diverso, più importante, non tu. E ci fermiamo, signori. Vorrà dire che le teste le verremo a cercare un'altra volta. Un'altra volta, che palle, dovrò tornare in questa fortezza un'altra volta. E va bene, signori. Io continuo un po' con la ricerca perché non bisogna mai perdere la speranza. Continuo un po' con la ricerca e incrociamo le dita, incrociamo le dita.
Ok signori, piccolo aggiornamento, invece di ammazzare i Wither Skeleton abbiamo colpito i Piglin da brave teste di cioppa. Quindi io direi che nel nostro bellissimo buco con i Piglin che ci stanno per uccidere, direi che per questo video ci fermiamo qui signori. Purtroppo non abbiamo la possibilità di... non riesco a trovare altri Skeletor e non posso stare a registrare ancora un'altra ora. Già sto registrando da un bel po', quindi torneremo. Un altro video lo dedicheremo solo alla ricerca del test del Wither. Dovrò farmi nuovamente l'avventura qui sulla fortezza? Lo faremo per voi signori, questo e altro. Detto questo signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!